belga Eddy Merckx ha vinto, come era nelle previsioni, l'unica tappa a cronometro di questo 53esimo Giro d'Italia, che ha portato in 56 km i corridori da Bassano del Grappa a Treviso. Nessuno è riuscito ad opporsi in maniera efficace alla potente azione di Merckx. Già a Montebelluna, dopo 33 km di gara, Merckx era nettamente primo. La sua media era di poco inferiore ai 46 all'ora. Nei 23 km finali, tutti piani, il fuoriclasse belga, pur reso prudente dal terreno insidioso per la pioggia caduta, aumentava ancora la velocità tanto ad alzare la media generale di oltre un chilometro. Lo svedese Jost Pettersson, specialista del cronometro, causa una caduta, non ha potuto difendere le sue possibilità, ma difficilmente l'impresa di battere Merckx gli sarebbe riuscita. Regolare la gara di Ritter e di Gimondi, positiva la prestazione fornita da Pella. Ed ecco l'arrivo di Eddy Merckx, che ha spinto al massimo fino all'ultimo metro di corsa. In una gara a tappe ogni secondo guadagnato è prezioso. Domani riposo per consentire ai corridori di trasferirsi a Terracina, da dove il giro riprenderà giovedì prossimo. Agostinho résiste fort bien, Eddy Merckx, 1 minute 50 derrière, évidemment les écarts se creusent de plus en plus. Là la route est moins pentue, Eddy Merckx a pu relancer un braquet supérieur pour les 6 derniers kilomètres, juste devant la voiture du directeur de la course, Félix Lévitant, et de tous les motards de la presse. Eddy Merckx à 6 km du sommet. Il y a évidemment beaucoup de monde ici sur les pentes du Ventoux. Il est difficile de chiffrer le nombre des spectateurs qui ont voulu faire le déplacement pour voir cette étape, cette grande étape du Ventoux. Mais je pense que depuis Bédouin, il y a au moins 100 000 spectateurs, peut-être plus, sur les 15 derniers kilomètres du Mont Ventoux. Je ne sais pas si nous aurons le temps.